Ciao amici, perdonerete il ritardo nella pubblicazione di questo video, era previsto per oggi in pausa pranzo, ma era troppo lungo, quindi ho deciso di spezzarlo in due parti. Il primo l'avete già visto, parla di Ronaldo al Manchester City, definitivo anche, mio pensiero definitivo su quello che può essere la decisione di Cristiano Ronaldo sulla partenza o la permanenza di Cristiano Ronaldo, lo trovate qui sopra nelle schede. Invece in questo video voglio andare ad evidenziare come tutte le prime giornate di campionato di tutti gli allenatori esordienti della Juventus negli ultimi 10 anni siano state estremamente differenti rispetto a poi le formazioni o comunque i giocatori che sono stati utilizzati, scelti e identificati come titolari. Quindi oggi andiamo a prendere in esame tutte le prime squadre di Conte, di Allegri, di Sarri, di Pirlo, nuovamente di Allegri. Andiamo a vedere come si sono evolute invece nel tempo della stagione e come è diventata effettivamente quella lì la squadra titolare, e poi facciamo un breve passo nel futuro e cerchiamo di identificare, partenze di Cristiano Ronaldo e McKennie permettendo, quella che sarà la Juventus del domani di Massimiliano Allegri. Quindi ragazzi, un mi piace a questo video, mettetevi comodi perché nonostante la divisione in due frammenti, questo video sarà comunque molto molto lungo. Sigla, si parte. Questa è la stagione 2011-2012, targata Antonio Conte, l'esordio contro il Parma, lo Juventus Stadium, io ero presente, 4-1, una bellissima partita, tra l'altro il gol del Parma e di Giovinco sul rigore che poi diventerà un giocatore della Juventus, Buffon, De Ceglie, Chiellini, Barzagli, Steiner, Giaccherini, Pirlo, Marchisio, Pepe, Matri, Del Piero. Questa è la formazione iniziale, sono entrati Vidal, Vucinic e Krasic. Conte parte così, con un banalissimo 4-4-2, la sua idea era il 4-2-4, come aveva fatto in qualche precedente esperienza, basilare, formazione che parte anche molto bene. Poi Antonio Conte si rende conto di avere alcuni giocatori come Bonucci e come Vidal che sono difficili da lasciare fuori. Si rende conto che Del Piero nell'ultima stagione alla Juventus non è proprio quel calciatore che avevamo ammirato nel passato e che ha reso gloriosa la Juve, che per me rimane immortale perché è il giocatore che mi ha emozionato di più in maglia Juve. E quindi decide di evolversi. Tra l'altro Conte avrà due moduli, uno con la difesa 3, uno con l'attacco 3. Vediamo il primo è il 4-3-3. Questa sarà l'evoluzione, che poi non è neppure giustissimo mettere Chiellini in quella posizione lì perché un po' ha giocato De Ciglio, un po' ha giocato Estigarribia, si sono un po' adeguati, però lo metto per dovere di cronaca perché è questo l'anno in cui nasce la BBC vera e propria. Questi sono gli 11 giocatori che andranno a formare anche eventualmente la difesa 3. Nota d'onore, menzione d'onore per Emanuele Giaccherini, che diventa un giocatore importante, che può giocare sul fronte d'attacco, che può giocare da centrocampista come mezzala, quindi sarà un giocatore importante. Ma bene o male, questa è la Juve titolare, la prima Juve di Conte potrà contare su questi 11 giocatori. E appunto, dicevamo, alterna il 4-3-3 e il 3-5-2, Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli. Eccola qua la famosa BBC che ci porteremo dietro per un bel po' fino ai tempi di Allegri. Quindi questi sono i giocatori di Conte. Questa è l'evoluzione tattica che ha avuto la Juve di Conte, che parte con un 4-4-2, si evolve in un 4-3-3 e di tanto in tanto, magari a specchio contro le squadre che giocano a 3 o contro determinate formazioni un po' più ostiche, la BBC, il 3-5-2, il resto è storia. Quella Juventus non perderà neppure una partita in campionato, vincerà il primo scudetto dei 9 consecutivi ed entrerà nella leggenda perché era una squadra su cui nessuno puntava niente dopo 2 settimi posti consecutivi, invece fu scudetto. Aggiungo che se volete, qui sopra nelle schede vi lascio un video nel dettaglio che avevo registrato un paio, 2 o 3 anni fa, sulla prima Juventus di Conte, molto interessante se volete sviscerare un po' tutti gli argomenti. Stagione 2014-2015 vede l'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Chievo-Verona-Juve 0-1, autogol di Biraghi su un colpo di testa di Martin Caceres. Questa è la formazione titolare che schiera Allegri, un 3-5-2 per rimanere sull'orma di Antonio Conte. Allegri è stato bravo a ripartire, no? Da quello che la squadra sapeva fare, dall'ultima cosa che aveva fatto la squadra, per poi evolvere il suo modo di calcio e trovare la sua formazione titolare che arriverà fino alla finale di Berlino, dove purtroppo il sogno triplete verrà interrotto dal Barcellona di Luis Enrique. Buffon, Ogbonna, Bonucci, Cáceres, Vidal, Marchisio, Pogba, Asamoah, Ali, Steiner, Tevez, Coman. Questi gli 11 di partenza, poi questi giocatori in realtà non saranno gli stessi con cui Allegri costruirà la sua fortuna, il suo double, il suo quasi triplete. Piccolo dettaglio, una piccola curiosità:
Ci sono due giocatori che tornano ancora una volta nell'esordio di Massimiliano Allegri. Il primo è Leonardo Bonucci, che è stato schierato in tutti e due gli esordi di Massimiliano Allegri. L'altro è Roberto Pereira, che nella prima avventura di Allegri è un giocatore della Juventus ed entra al posto di Arturo Vidal. Nel secondo esordio di Allegri è un giocatore dell'Udinese, segna il gol del 2-1 che poi farà partire la rincorsa dell'Udinese fino al 2-2. Quindi questi due giocatori sono curiosamente legati a Massimiliano Allegri e ai suoi due esordi con la Juventus. Questa invece è la formazione titolare della finale di Champions di Berlino. Non ho messo Chiellini perché in quel momento ero infortunato, ho voluto rimanere fedele a quella che è stata proprio la formazione che purtroppo ha perso col Barcellona. Come potete vedere è completamente diversa: se parte da un 3-5-2, se arriva a un 4-3-1-2, ci sono uomini diversissimi e soprattutto c'è una qualità centrocampo altissima. Questa Juventus giocava un calcio, ragazzi, che tante volte si dice Allegri gioca male, ma quando aveva dei giocatori a disposizione che sapevano giocare il pallone, me la sogno ancora quella Juve. Buffon, Evra, Bonucci, Barzagli, Steiner, Pirlo, Pogba, Marchisio, Vidal, Tevez, Morata. Quindi Allegri è andato a prendere il meglio che aveva e l'ha inserito completamente all'interno di un 11 titolare. Questa cosa la farà anche nella successiva finale di Champions. Andrà a creare un modulo, un 4-2-3-1 molto sbilanciato verso l'avanti, verso trazione anteriore, per mettere insieme tutti i migliori giocatori. L'altro giorno dicevo, guardate che abbiamo tantissimi giocatori, abbiamo una rosa lunghissima di qualità e che può creare mille soluzioni. Un ragazzo mi diceva, sì è vero, però abbiamo tanti giocatori che o sono mediocri o sono simili tra di loro come livello complessivo, e quindi che giochi uno che giochi l'altro non cambia tanto, perché in pochi fanno veramente la differenza. Io sono d'accordo ed è per questo che spero che Allegri riesca a trovare una quadra e riesca a trovare 12, 13, proprio esagerare 14 giocatori, e quelli saranno il suo scheletro, gli altri saranno comparse, seconde linee, quello che volete, ma serve veramente individuare i giocatori migliori e creare uno schema, un movimento tattico che possa permettere a questi di brillare e agli altri di subentrare e giocare meno partite. Io credo che questo sia il vero e proprio segreto che è mancato alla Juve di Pirlo dell'anno scorso e lo vedremo in un secondo momento. Maurizio Sarri, stagione 2019-2020. Questa è la prima Juve di Sarri, Parma-Juve 0-1, gol di Giorgio Chiellini pochi giorni prima di rompersi il crociato e di rimanere fuori per tutta la stagione. Devo dare a Sarri quel che è di Sarri. Lui è partito con un'idea molto simile a quella che ha portato avanti, quindi è stato molto più coerente rispetto a Conte ed Allegri, forse perché aveva un po' più chiaro che tipo di gioco voleva fare, sapeva perfettamente come era la Juventus e quello che voleva lui dalla Juventus. Ma, e c'è un ma, Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alessandro, De Sciglio, Pjanic, Matuidi, Khedira, Costa, Higuaín, Ronaldo. Tra l'altro tutti meravigliati perché De Sciglio, Matuidi, Khedira erano tutti giocatori che venivano un po' sottovalutati dalla tifoseria, venivano associati quanto più ad Allegri, e invece Sarri nelle prime partite di campionato riparte proprio da lì, riparte dalle certezze. Sia Sarri che Allegri hanno avuto l'intelligenza di ripartire da dove era rimasta la squadra per poi evolvere la propria idea di calcio. Ok? Ripeto, Sarri è stato il più coerente perché, oltre a essere ripartito da delle basi, da delle conoscenze dei ragazzi, è andato avanti a sviluppare questa cosa. E infatti la prima Juve di Sarri che mi viene in mente è la seguente: la difesa uguale, tranne De Ligt che entra al posto di Chiellini, appunto infortunato. Cambia Bentancur al posto di Khedira per motivi legati al fisico, ma non solo, perché Bentancur fa una super stagione. L'attacco è uguale. Ogni tanto Sarri andrà a modificare da 4-3-3 a 4-3-1-2 a seconda dei giocatori che avrà a disposizione. Ramsey molto spesso farà il trequartista e Dybala farà la punta insieme o a Higuain o a Cristiano Ronaldo. Questo è il pre-Covid e Sarri alternerà il 4-3-3 al 4-3-1-2. Post-Covid Sarri si accorgerà che lasciar fuori Dybala è un delitto e vorrà insistere sulla coppia Cristiano Ronaldo-Paolo Dybala, e quindi andrà a schierare questo 4-4-2 che gli permetterà in extremis e di corto muso di alzare lo scudetto ai danni di Inter, Atalanta, Lazio, tutte quelle squadre che avevano provato a credere nel sogno tricolore fino all'ufficialità, appunto, in quel Juventus-Sampdoria con i gol di Bernardeschi, che lo scudetto rimaneva a Torino per l'ultimo anno, perché poi l'anno dopo non l'abbiamo vinto. Quindi Sarri conclude il ciclo dei 9 scudetti, ma si deve adeguare. Arriva a capire che la squadra ha bisogno di Dybala e Ronaldo per esprimere al massimo il potenziale offensivo e che il resto della squadra deve giocare in funzione di quella coppia, perché per far coesistere Dybala e Ronaldo la squadra si deve adeguare. Sarri lo dice nella prima conferenza stampa di presentazione alla Juventus
e dopo aver provato e riprovato e aver visto che sì, c'erano delle possibilità di avvicinarsi a quello che aveva in testa, ma la fase difensiva non permetteva alla Juventus di dormire sonni tranquilli, Sarri si adegua definitivamente e fa adeguare la squadra. Quindi credo che adeguarsi sia stata la parola chiave della Juve di Sarri. E io lo torno a ribadire ancora una volta, io sarei andato avanti con Sarri, ok? L'unica cosa è stato veramente la parola, l'atteggiamento post eliminazione con il Lione. Secondo me logicamente aveva senso andare avanti con Sarri, ma lì si è capito che si era rotto qualcosa, probabilmente lui e la dirigenza avevano già parlato, si erano già chiarite, avevano già deciso il futuro. Tra l'altro Sarri poco tempo fa a Sport Italia dichiara che ad ottobre voleva lasciare la Juve e insieme al suo staff si sono accordati per andare avanti almeno a vincere lo scudetto, e poi se ne sarebbero andati, segno che c'era proprio incompatibilità a livello personale tra Sarri e la Juve. Io non ho mai sottovalutato Sarri, ho sempre riconosciuto tanti meriti, sotto il profilo umano non sono mai riuscito a creare feeling con lui, questo va sottolineato. Poi c'è la Juve di Pirlo, la Juve dell'entusiasmo, la Juve del cambiamento, la Juventus della gioventù, ci sono tante cose che si possa dire della Juve di Pirlo. Questa è la formazione titolare contro la Sampdoria, Juventus-Samp 3-0, una delle più belle gare di Pirlo, infatti tutti ci siamo meravigliati, mi ha detto beh, se queste sono le premesse quest'anno ci divertiamo, e alla fine ci siamo divertiti poco. Szczęsny, Chiellini, Bonucci, Danilo, Frabotta, Rabiot, McKennie, Ramsey, Cuadrado, Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Questa è la formazione titolare che va a schierare Andrea Pirlo, tra l'altro tante assenze, come potete vedere la necessità di schierare Frabotta titolare, tanti limiti anche nella rosa, una rosa molto 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 corta e molto 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 giovane, così come il suo allenatore, inesperto e che alla fine non si dimostra all'altezza dopo una sola stagione alla Juventus e con il miracolo quarto posto acciuffato in extremis viene esonerato. Il grande limite di Pirlo, dicevo, è non essere mai riuscito a trovare una formazione titolare. Io ora vi ho messo questa perché forse è quella che si avvicina di più. Questo 4-4-2 con Szczęsny, Danilo, Bonucci, Dritt, Cuadrado, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ronaldo, Morata, e ho messo Kulusevski tra parentesi su McKennie perché è stato il giocatore che ha giocato di più l'anno scorso, Kulusevski, con Andrea Pirlo, ma effettivamente non è mai stato un vero e proprio titolare della squadra. Già questo fa pensare, quello che dicevamo prima, tanti giocatori di livello molto simile che una volta fai giocare uno, una volta fai giocare l'altro, non riesci a creare delle gerarchie definite. E Pirlo chiude l'anno con 38 formazioni diverse in 38 giornate di campionato, e questo è un dato, così come l'aveva chiuso Allegri nel suo ultimo anno, ma lì lo scudetto era stato vinto intorno a novembre-dicembre, gennaio-febbraio, non lo so, ditelo voi il mese, ma con veramente in anticipo rispetto agli altri, è stato un non campionato quello lì. E quindi a malincuore poi siamo stati costretti a cambiare tre allenatori nel giro di 3 anni e richiamare Max Allegri, che ha esordito l'altro giorno, no? Ha fatto il suo esordio contro l'Udinese con la seguente formazione: Szczęsny, Alessandro, Bonucci, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Ramsey, Bentancur, Cuadrado, Morata e Dybala. Ronaldo in panchina che ha scatenato un po' tutto questo discorso. Anche qua in tanti stanno contestando le scelte di Allegri anche solo della formazione titolare. Io credo che siano state bene o male obbligate. Gli unici due dubbi che ci portiamo sono quelli relativi a Ronaldo e Chiesa, che io tuttora non ho capito perché Chiesa sia stato in panchina dall'inizio, aveva qualche problema, mi pare di aver capito di sì, però poi è entrato, abbiamo visto che riusciva a correre, poi magari non era al 100%, ma se aveva dei problemi probabilmente non era nemmeno a far entrare. Quindi su Chiesa ho un punto interrogativo e spero che sia tutto a posto e spero di vederlo nella prossima gara. Per Ronaldo, ragazzi, ho fatto un video anche l'altro giorno, Allegri dice una roba, Nedved dice un'altra, si smentiscono tra di loro, alla fine salta fuori che Cristiano Ronaldo sta effettivamente aspettando una chiamata da parte di qualche altra squadra, quindi c'è un caso, a tutti gli effetti, a tutti i costi, mi tocca dire che c'è un caso, sembrava troppo strano in troppi tranquilli. C'era qualcosa che non andava, ragazzi, e ce lo porteremo dietro fino al 31 di agosto, però vale quello che vi ho detto nel pre-video, cioè se non arriva un'offerta, Ronaldo rimane. E se Ronaldo rimane, una Juve di Allegri di quest'anno potrebbe essere la seguente, dato che si è detto che Allegri vorrà lavorare sul 4-3-3, Szczęsny, Alessandro, Chiellini, De Ligt, Danilo, Locatelli, Rabiot, McKennie, Chiesa, Dybala, Ronaldo. Poi mi sono permesso di mettere Bentancur, Cuadrado, Bonucci, che vanno a formare quei famosi 14 di cui vi parlavo prima.
che devono essere i primi cambi, potremmo aggiungere anche Kulusevski, Arturo è infortunato, però come vedete ci sono tanti giocatori quest'anno che possono scalare le gerarchie. Lo stesso ballottaggio Chiellini e Bonucci sembra banale, ma non lo è. Ve lo dico adesso perché poi sarà facile dirlo. Ve lo dico adesso, Chiellini e Bonucci non è un ballottaggio scontato, facile. Ok? Chi vuole intendere, intenda. Alessandro credo che giocherà a sto punto. Danilo Cuadrado o Cuadrado Chiesa, se proprio vogliamo, sarà un altro ballottaggio difficile, come lo stesso McKennie Bentancur. Ora, con Ramsey fuori, con Arthur fuori, se mi vendono McKennie, già se prima era una follia, ora adesso siamo veramente su scherzi a parte, come diceva ieri sera Romeo Agresti in un altro contesto. Locatelli, per quanto non sia un regista, credo che a questo punto dovrà giocare lì, e questa potrebbe essere la Juventus del domani di Max Allegri, ma ci sono talmente tante possibilità e tante variabili, come abbiamo visto l'anno scorso con Pirlo, che potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe non giocare Dybala, potrebbe non giocare Ronaldo, come abbiamo visto la prima di campionato, potrebbe non giocare Chiesa, come abbiamo visto la prima di campionato. Ci sono tante possibilità, ma come abbiamo visto tutti gli allenatori, eccezione fatta per Sarri, se proprio proprio, che poi ha corretto molto in corsa post-Covid, partono con un'idea, parto con alcuni uomini e poi cambiano tutto in corso d'opera, dal modulo, dallo schieramento, dall'ideologia, qualsiasi cosa viene messa in discussione. Quindi ragionare sulla prima Juve di Allegri, quella vista a Udine, e dire questa è Juve definitiva, mi fa schifo che si giochi così, è molto molto particolare, diciamo così, perché ve l'ho dimostrato adesso, tutti gli allenatori all'esordio con la Juve sono partiti con degli uomini, con un'idea, e l'hanno modificata. Allegri farà lo stesso, non lo farà, non ne ho idea. Spero che si possa far meglio rispetto a quello che abbiamo visto domenica, o comunque domenica nel secondo tempo, che si possa continuare quello che è stato nel primo. Io dico che è cambiata tanto la Juve in questi anni. La prima Juve di Conte, nonostante i tanti limiti, è comunque un centrocampo di qualità e una difesa di qualità, vinceva perché aveva voglia, aveva grinta, aveva garra. Poi sono andate sempre più sui nomi, per forza di cose, perché si è diventati un'opzione anche per i giocatori che magari prima preferivano altre mete, e sempre meno sull'attaccamento alla maglia, sulla grinta e sulla voglia. Quello che voglio quest'anno dalla Juve è, a prescindere dal nome che giocherà, la voglia di giocare per la Juventus. È per quello che, ve lo torno a dire, mi sono già forse troppo presto innamorato di Locatelli, ma l'attaccamento alla maglia che ci ha dimostrato è di altissimo livello. Ora però lo voglio vedere in campo, perché a parole è un conto, ma in campo è un altro. E spero che si riparta da queste robe qui, da Cuadrado, dalla voglia che ha fatto vedere Dybala l'altro giorno, dalla stessa voglia che ha fatto vedere Bentancur l'altro giorno. Questi sono i principi che voglio vedere nella Juve, perché questa Juve sta tanto di ripartenza, non di ripartenza nel senso che bisogna fare dei contropiedi, ma di punto di partenza per un domani in cui i giovani si giocano la permanenza anche fuori dal campo, dato che McKennie c'ha questa discussione legata al mercato, proprio perché si dice che non è ancora un calciatore, però è un classe 98, intendiamoci. Anche Arturo Vidal all'epoca stava in panchina e poi si sono accorti che era forte, ma che fuori dal campo poca roba. Ora non voglio paragonare McKennie Vidal, ma McKennie ha avuto un buon impatto sportivo con la Juventus e vorrei dare continuità a questa cosa, a patto che poi anche lui si metta nella testa che un calciatore della Juve certe cose le deve fare. E quindi niente ragazzi, direi di avervi detto tutto. Oggi è un video un po' più lungo del solito, vi chiedo scusa perché so che alcuni non gradiscono i video lunghi, ma dovevo parlare sia della questione di Ronaldo sia farvi un excursus di tutte le formazioni. Volevo farlo di tutti i 10 gli anni, poi ho detto no, viene un video di un'ora, quindi spero che questo sia stato sufficiente. Un bacio e rimaniamo qua ad aspettare il responso del campo, perché vedremo se poi Cristiano Ronaldo deciderà di rimanere oppure no. Al 25 di agosto non ce lo meritiamo, però un discorso del genere.